4 siamo arrivati, nonostante la crisi globale, no? A questo 1° novembre, che è il giorno dei Santi, ovviamente, però coincide anche con l'apertura di questo nostro simposio, che ormai è arrivato alla 15ª edizione. Quando 23 anni fa ci fu praticamente data la possibilità di svolgere l'annuale simposio su UFO e poi integrandolo anche con un discorso sullo spazio, francamente non pensavamo di doverci poi confrontare con il problema di avere un congresso dedicato ad altre tematiche che venivano considerate e in qualche modo vengono tuttora considerate, soprattutto in libreria, come complementari o accessori rispetto per esempio al mistero degli UFO e degli extraterrestri. In realtà questi misteri ci sono e hanno e non hanno a che fare con questo tema, quindi hanno il diritto, avevano il diritto di essere considerati autonomamente. Voi tutti sapete che se entrate in una libreria, in una qualunque libreria, troverete tutti messi insieme libri di UFO, misteri del passato, storia misteriosa, archeologia insolita, astrologia, paranormale e quant'altro. Perché purtroppo questa è una moda che viene dagli Stati Uniti. Tutto questo nelle librerie americane viene sbattuto nel settore che viene definito occult, occulto, che non c'entra proprio niente, salvo il fatto che sono cose occulte, cioè non conosciute, il che è parzialmente vero. Allora, quando ci siamo entrati in ordine di idee che probabilmente era bene distinguere le cose e dedicare, diciamo, a un simposio particolare determinate tematiche, 15 anni fa, ce ne siamo usciti con questo simposio sulle origini perdute della civiltà e gli anacronismi storico-archeologici. Che apparentemente cosa vuol dire? Vuol dire, chi ci ha seguito finora lo sa benissimo, ma chi magari è nuovo alle nostre manifestazioni potrebbe non saperlo, riguarda praticamente il fatto che la storia non è necessariamente quella che ci viene presentata, anche perché ci sono delle pieghe, dei risvolti nella storia, misteriosi e anche occultati, non occulti, occultati, che forse sarebbe bene il caso di vedere meglio. Perché poi ci sono tanti anacronismi. Un esempio banalissimo per tutti: ancora pochi anni fa, dire che le civiltà umane sono ricollegabili a qualche cosa che esisteva 10.000 anni fa era follia pura. La scienza accademica ti diceva no, le civiltà antiche si manifestano nel 3.000, massimo 4.000 avanti Cristo e poi è stata una lenta ascesa fino ad oggi. Sì, ma chi ci dice che non ci fosse stato qualcosa prima? E oggi ci sono altre realtà, per esempio morto da poco il professor De Grazia, che è comunemente considerato, non solo negli Stati Uniti ma nel mondo, il codificatore, se così si può dire, del cosiddetto catastrofismo, che in qualche maniera era stato introdotto da Velikovsky nel dopoguerra. Cioè nel senso che probabilmente sulla Terra eventi catastrofici hanno effettivamente condizionato in maniera determinante l'evoluzione della vita e anche della civiltà. Ecco, per prendere coscienza di questo ci è voluto del tempo, ma oggi ci stiamo arrivando. Cioè nel senso che oggi noi sappiamo, per esempio, che a Göbekli Tepe, in Turchia, o a Gerico, c'erano insediamenti urbani non dissimili da quelli attuali, troppo, già 10.000 anni fa, 11.000 anni fa, 12.000 anni fa. Quindi di che parliamo? E allora ecco che tante altre cose, tipo Atlantide, il diluvio universale, tutte queste belle cose qua, escono dalla dimensione del mito e si calano in quella della scienza. Non vi azzardate a fare queste affermazioni così. La scienza accademica si straccerà le vesti, lo ha fatto prima,
ma adesso lo sta facendo sempre di meno, perché le vesti stanno finendo a furia di stracciarsele. E quindi il discorso merita di essere approfondito. Quindi siamo a questa quindicesima edizione del simposio sull'origine perdute della civiltà degli antropologi storico-archeologici e affronteremo varie tematiche che, diciamo, meritano di essere affrontate. Ve le enumero giusto per curiosità. Si andrà praticamente dall'antico Egitto con i suoi misteri alla questione annosa e molto affascinante del Santo Graal. Poi parleremo anche di altre cose, per esempio le scoperte geografiche. Ah, che bello, hanno potuto imprimere alla storia un altro andazzo. Sì, sì, siamo d'accordo, ma chi ha scoperto l'America? Quando è stata scoperta l'America? Quante volte è stata scoperta l'America? E così via. E anche di questo parleremo, perché non è così semplice. Colombo è soltanto la punta di un iceberg. Poi abbiamo altri discorsi che verranno fuori. Per esempio, il famoso discorso degli angeli caduti. Da dove vengono, chi erano, come, perché, dove, quando. Poi ci sono altri discorsi, sempre sull'Egitto. Poi c'è anche qualche esponente della scienza accademica che è qui per dirci un po' controcorrente cose particolari. Il professor Spedicato, che è lì tranquillamente seduto e ci sta sentendo, se ne occuperà ampiamente. E poi ci sarà anche Margherita De Thomas. Margherita De Thomas è una giornalista della Terza Rete Rai di Bolzano, che è forse oggi, direi, la massima autorità per quello che riguarda la cosiddetta esplorazione Fawcett, e quindi la ricerca che lo scomparso colonnello Fawcett inglese, no? Sparito nelle giungle sudamericane, faceva per ricercare le città di Cipolla, le città di Atlantide, l'impero perduto di Paititi, questo tutto nel Sud America, dal Mato Grosso verso l'Amazzonia. Tutto molto bello, anche perché tutto questo si collega anche a realtà insospettate in Sud America. Quindi ci occuperemo anche di questo. E poi avremo fra di noi anche una cosa inedita. Doveva venire materialmente fra di noi Susie Bloody. Susie Bloody è molto nota e conosciuta in TV, non c'è bisogno di presentazioni. Non potrà essere materialmente presente, ma ci ha mandato un suo bellissimo documento filmato che lo proietteremo stasera. È praticamente una sua intervista a Zecharia Sitchin. È una cosa inedita, molto bella, molto interessante. E poi avremo Enzo Braschi. Enzo Braschi ha realizzato con altre persone ultimamente un bel video documentario che faremo vedere, che, diciamo, credo serva bene un po' a chiudere questo incontro odierno, perché quello che importa fondamentalmente è diciamo porsi queste tematiche in questa ottica e vedere oggi tutto questo cosa vuol dire alla luce del passato. Però c'è un problema, c'è anche il futuro, e il futuro è... Ho volutamente lasciato questo discorso perché riguarda la prima delle relazioni che adesso apriranno il simposio. E il futuro, insomma, non è roseo, tutti lo temono. Però ci sono anche dei codici profetici che forse è il caso di porsi, no? Per vedere e capire se e che cosa ci potrebbe aspettare. Quindi sono, come vedete, un discorso estremamente, sono tutte cose attinenti a un discorso estremamente variegato. Infatti, diciamo, per non fare torto a nessuno, la dizione del simposio è Misteri nel passato, l'ignoto, leggenda, storia e archeologia. E a questo punto io potrei dire di avere introdotto e presentato sufficientemente un po' il discorsetto che andiamo a fare. Aggiungo che domani noi abbiamo sempre fatto questa edizione autunnale del simposio di San Marino, l'altro troncone è notoriamente fra marzo e aprile, no? E riguarda appunto gli UFO e lo spazio, con sì il discorso che abbiamo detto fino adesso, ma anche con quello che attiene alla tradizione, alla scienza e ai misteri del sacro, perché poi queste cose sono in qualche modo strettamente collegate anche non solo agli anatomismi storico archeologici, ma a un sapere perduto e dimenticato che sarebbe bene invece
tirare fuori. E allora ecco che domani avremo invece appunto il simposio su scienza, tradizione e dimensioni del sacro, che avrà un tema specifico, che domani viene presentata una nuova rivista che fa l'Ateneo tradizionale mediterraneo, che con noi diciamo presenta questo doppio simposio, e atterrà al simbolismo esoterico della rosa, che potrebbe sembrare una cosa abbastanza curiosa, no? Di per sé, dice, ma che è sta roba? No, no, vedrete, resterete sorpresi, perché vedrete che in effetti il simbolismo della rosa non solo attiene alla tradizione e all'esoterismo ben più di quanto non si immagini, ma ha delle valenze sorprendentemente attuali che francamente a ben pensarci nessuno sospetterebbe che ci sono. Quindi diciamo lo scopo nostro è attivare e far attivare la mente, far pensare, no? E quindi credo che ci faremo tranquillamente un weekend diciamo che servirà un po' ad alimentare le nostre cellule cerebrali. Questo è quanto. Aggiungo soltanto che ci sono organismi e personalità che ci hanno dato il loro supporto. Quest'anno voi vedete abbiamo il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, per gli affari esteri, per gli affari interni, per la cultura, per l'ambiente. Quindi non è poco, sono 5 di Castelli che ci hanno dato questa egida. E infatti molti dicono, ma voi fate le cose col governo di San Marino. Sì, certamente è così, però ci sono anche altri organismi che lo fanno. Formalmente il congresso, dal momento che per legge da pochi mesi il congresso deve essere organizzato non da personalità individuali, non da persone, ma da organismi, anche questo congresso è formalmente organizzato dal Centro Ufologico Nazionale, che organizza il simposio nella edizione primaverile, no? Quello su UFO e lo spazio. Perché? Perché non si poteva fare diversamente, perché per legge deve essere così. Come pure per legge c'è la necessità, e questo l'abbiamo già visto a marzo, di pagare un biglietto, che noi ovviamente abbiamo tenuto contentissimo al minimo, perché non abbiamo mai fatto pagare nulla, e per quello che ci riguarda non faremo, continueremo a non fare pagare nulla, però la legge è legge e così è. Il biglietto vale comunque sia per questa giornata che per quella di domani, per la cronaca, e in ogni caso domani verrà i partecipanti verranno omaggiati del primo numero della rivista Rosa Mistica che verrà presentato. Quindi diciamo cerchiamo di venire in qualche maniera incontro anche a chi ci ha seguito finora, evitando insomma oneri o stonature che fino adesso non ci sono state e che comunque non dipendono da noi, perché purtroppo io non sono molto d'accordo su certe affermazioni fatte da politici di vario tipo che dicono il mondo è cambiato, non è più così, non sarà così, eccetera. No, però una cosa è certa, le cose sono mutate e quindi dobbiamo in qualche maniera per forza di cose adeguarci. Abbiamo avuto anche varie lettere, fra l'altro di plauso e di congratulazioni, fra le quali anche quella del Gran Maestro della Voce d'Italia Alfredo Vigni, che saluta tutti, e altre istituzioni che ci supportano, perché il problema è anche questo. La cultura non paga, diciamocelo tranquillamente, la cultura non paga, però è anche vero che se non si continua a fare cultura corriamo il rischio di abbrutire la gente, perché la gente, soprattutto in un discorso quale quello attuale, in cui c'è una crisi dirompente in tutti i settori, sociologicamente tende ad avere un ritorno al privato. E quando tu ritorni al privato diventi egoista, rompi col prossimo, ti chiudi in una torre d'avorio, e questo non va bene. E quindi è bene che si facciano manifestazioni di questo tipo, è bene che ci si veda, è bene, scusate il termine, che si alzino come suol dirsi le chiappe e si vada in un luogo a sentire la gente, anche perché internet è una meravigliosa cosa, bellissima, serve per tantissime cose. Però purtroppo
spesso ha un difetto, è virtuale, e essendo virtuale qualche volta è anche fasullo o falso. Bene, signori, io mi fermo qui perché credo di aver detto più che abbastanza, e allora passiamo alla prima relazione. La prima relazione è di Alfredo Benni. Alfredo Benni, voi lo conoscete perché altre volte ha fatto relazioni in Piazza Marino, è un tecnico informatico di notevole valore, e lui ha voluto cimentarsi oggi con un tema molto particolare, il discorso dei cosiddetti codici profetici. Quindi a questo punto, tutto è pronto, io direi di partire. Signori, a voi Alfredo Benni, prego. Allora, chi mi ha seguito nei simposi passati sicuramente si ricorderà alcune mie relazioni. In particolare, io ho fatto due relazioni, una nel, credo, 2006 e un'altra l'anno scorso, in cui mettevo l'accento e facevo il punto della situazione su quello che erano determinate profezie in relazione alla cosiddetta visione di un futuro abbastanza cupo, abbastanza oppressivo. In questo futuro cupo, oppressivo, l'umanità veniva schiavizzata. Veniva schiavizzata con dei sistemi informatici o telematici che facevano uso di quello che io chiamo, e che comunemente viene chiamato, chip sottocutaneo. Che è una cosa che poi ritroviamo anche nel marchio della bestia. Il marchio della bestia nell'Apocalisse dice ci sarà un momento in cui la bestia imporrà un marchio e senza quel marchio nessuno potrà né vendere né comprare alcunché, e quindi chiunque sarà escluso se non avrà questo marchio. Bene. A questo punto ho iniziato a fare un discorso a più ampio raggio e ho cercato di capire se ci fossero altre situazioni simili in altri codici profetici, e quindi mi sono andato a guardare Nostradamus, mi sono andato a guardare altri autori. Oggi vi parlerò della lettera ad Enrico di Enrico II di Nostradamus. Io al momento non ho trovato relazioni su chip sottopelle in Nostradamus, però Nostradamus è molto preciso in questa lettera, che è considerata una lettera profetica, in cui dipinge un futuro in maniera molto precisa, molto cupa, e è un futuro estremamente pericoloso per noi. È da notare anche che le profezie, come si definiscono, non sono un qualche cosa che sicuramente si avverranno. Cioè, ci viene detto ampiamente che, attenzione, le profezie non sono un qualche cosa che si avvererà, sono dei moniti, perché quel futuro potrebbe avverarsi. Quindi noi abbiamo una serie di futuri possibili, vengono identificati dei rami di questo futuro e ci viene detto: guardate che se seguite quella strada, quel futuro potrebbe avverarsi. In questa ottica sono da vedere i discorsi che stiamo facendo. Allora, prima di questo volevo fare un excursus sulla vita di Nostradamus, cioè chi è Nostradamus? Nostradamus è nasce nel 1503 a Saint-Rémy ed è un medico che viene introdotto, lui era di tradizione ebraica, viene introdotto alla scienza degli astri, alle concezioni matematiche ed esoteriche da suo nonno. Il suo bisnonno lo insegnerà lettere, filosofia, tutta una serie di informazioni, e lo porterà a diventare uno studioso di primo ordine. Lui si iscriverà a Montpellier nel 1529 e all'università
tenterà di diventare medico, però non ci rinuncerà perché ci saranno disordini notevoli e quindi abbandonerà gli studi, per poi riprenderli qualche anno dopo. Nel 1533 ha due figli e ottiene una discreta fama preparando delle pozioni. Lui era un valente erborista e prepara delle pozioni curative. Per questo viene attaccato violentemente, viene dai medici francesi che lo accusano di stregoneria, di atti poco chiari, eccetera, eccetera, e viene perseguitato. A questo punto lui inizia a vagare per tutta Europa e anche probabilmente finisce in Iran. Lavora, si sposta in continuazione e grazie alle sue conoscenze di botanica continua a sopravvivere praticamente. La sua moglie e i suoi figli vengono uccisi dalla peste che colpirà la città dove lui si era stabilito. Probabilmente passa anche a Savona, quindi abbiamo un Nostradamus che è venuto in Italia. Quasi sicuramente si dà per scontato nel 1542 un soggiorno in Francia al monastero di Orval, dove verranno trovate delle lettere di un libro profetico di composizione di Noel Olivarius, dottore in medicina, chirurgia e astrologia. Teniamo conto che nel 1500 l'astrologia era una cosa che veniva insegnata nelle università, cioè era una scienza che veniva insegnata nelle università. Lo stesso Galileo Galilei faceva gli oroscopi per mangiare, cioè era uno che faceva gli oroscopi, quindi se oggi ci viene presentato come il fautore della scienza, il genio della scienza, sappiate che Galileo Galilei comunque faceva gli oroscopi. Alla fine si laurea con lode, diventa dottore in scienze e filosofia e viene chiamato a combattere una serie di epidemie di peste che vince facendo curare i malati con le sue pozioni di erbe, facendo disinfettare le fogne, dando i primi rudimenti di pulizia ai cadaveri, alle mani, ai medici. Quindi diciamo che è un precursore nella lotta ai germi. Di temperamento abbastanza chiuso, diventerà uno dei fiduciari di grandi re e grandi regine. Caterina de' Medici lo prende come consulente e addirittura poco prima della sua morte Caterina de' Medici, con tutto il seguito di servitori, si recherà da lui a Solon, dove lui viveva e dove aveva una nuova moglie con 8 figli. Si recherà da lui con tutto il seguito di servitori e gli farà omaggio. Quindi nella città di Solon si videro arrivare il corteo di Caterina de' Medici con suo figlio Carlo IX a omaggiare Michel de Nostradamus, che è un nome che lui latinizzato, che lui aveva si è autonominato, ha cambiato. Quindi nel 1500, poi lui morirà pochi anni dopo. Quindi nel 1500 questo personaggio era la somma della scienza di quel periodo, perché veniva omaggiato da re e regine. Questo è fondamentale da capire, perché oggi ci viene detto no, ma Nostradamus in realtà era un cialtrone, non è vero. No, era quello che era, oggi noi potremmo definire un premio Nobel, cioè una persona estremamente colta, estremamente intelligente, dottore in medicina, filosofia, lettere, conosceva il greco, l'ebraico, il latino, il francese, il tedesco, l'italiano, cioè era una persona estremamente colta. Allora, lui
ha scritto, oltre alle quartine, che sono abbastanza famose, la lettera appunto profetica, la lettera a Enrico II. E gli sono attribuite anche delle sestine, però questo è un discorso un po' più complicato perché non è certa la paternità. Nostradamus era anche con tutta probabilità un rosacroce, quindi aveva accesso a tutta una serie di simbologie particolari, linguaggio verde piuttosto che tutta una serie di simbologie massoniche che lui poi ha usato nella codifica delle sue quartine e nella codifica delle sue profezie. Anche per questo è abbastanza complicato da decifrare, cioè bisogna avere, per addentrarsi nel discorso di Nostradamus, non solo competenze ad esempio di astronomia, perché lui dice quando Giove sarà nel cancro, eccetera eccetera, quindi bisogna avere determinate competenze di astronomia, ma anche bisogna avere competenze di linguaggio simbolico, di simbolismo, quindi è abbastanza complicato da indagare. Allora, nella lettera profetica ad Enrico II, lui dà determinate informazioni e dice praticamente: l'intestazione è all'immigibile, potentissimo e cattolicissimo Enrico II, re di Francia, Michel Nostradamus, suo umilissimo e ubbidientissimo servitore e suddito. È una lettera quindi indirizzata a un personaggio vivente, però dopo la prima parte di testo relativa appunto a questo re, lui parte con una serie di informazioni che hanno nulla a che vedere con questo re, ed ecco perché viene questa parte viene identificata come lettera profetica. Nostradamus nella questa lettera profetica parla in pratica, lo riassumo, di uno scontro fra civiltà, una guerra che ci sarà fra un popolo che lui essere di natura araba e l'Occidente. Una delle frasi viene tradotta in questo modo: quando il santuario di Gesù Cristo non sarà più calpestato dagli infidi, verrà dall'Aquilon con due L. E chi sarà verso, cioè sarà contro gli aquilonari, per volontà divina, e di una volta sola verrà legato a Satana. Ed ancora. E saranno ancora in numero di due signori d'Aquilone vittoriosi sugli orientali, ed intorno a loro sarà fatto un gran rumore, il tumulto bellico, che tutto l'Occidente tremerà di paura per questi fratelli, che non saranno i fratelli aquilonari. Quindi abbiamo due aquiloni, popolo di Aquilone o aquilonari, uno opposto all'altro. La cosa interessante è che il popolo, i fratelli d'Aquilon, sono appunto due capi militari molto potenti che combattono e vinceranno contro gli orientali. Ma a questo punto la domanda è: che vuol dire popolo d'Aquilon? L'Aquilon è un vento. E se andiamo a vedere l'almanacco perpetuo di Lutilio Benincasa, ci rendiamo conto che è un vento che viene dal nord. Adesso vi faccio vedere la slide. Ecco. Quindi, vedete, Cancro produce e dona il vento d'Aquilone. O Tramontana è un vento freddo. Quindi abbiamo due popoli, due condottieri molto potenti che vengono dal freddo, che combatteranno contro, con grande tumulto bellico, che tutto l'Oriente tremerà di paura per questi fratelli, che non saranno i fratelli aquilonari. Ma a questo punto chi sono a questo punto questi fratelli, questi aquilonari con cui combatteremo? Io sono andato a vedermi diversi testi
il Nostradamus, cercando di risalire a ritroso negli anni e andando a consultare i testi originali. Nella mia ricerca ho trovato un testo che riportava la fedele trascrizione della riproduzione dell'oracolo dell'Anatolla, Le Pelletier, del 1867. In questo testo viene riportato il termine Aquilon, ma c'è un ulteriore problema: il termine Aquilon è inesistente. Cercando nella rete si capisce subito che questo termine non significa nulla, con due L, attenzione. Alcuni commentatori lo hanno tradotto come Aquilonia, ma non poteva essere l'attuale città di Aquilonia, perché la città che si chiamava Carbonara assunse il nome di Aquilonia nell'Unità d'Italia del 1861, quindi non può essere Carbonara. Né questa dicitura poteva essere riconducibile agli Aquilani, un popolo di lingua etrusca che combatté contro i Romani. Non avrebbe avuto affatto senso che i Romani invadessero se stessi. Quindi c'è qualcosa di diverso. Secondo San Pietro, diciamo San Pietro che è un altro commentatore di Nostradamus, questo termine deriva da un vocabolo inesistente ma figurativo che rappresenta coloro che sono o abitano sotto i tetti a punta. Ne parlai ancora nel 2006 di questo. E coinvolgendo quindi genericamente popoli che hanno e che vivono sotto tetti a punta, quindi è una visualizzazione figurativa, un termine figurativo, coloro che abitano sotto i tetti a punta, e possono essere gli arabi con i loro minareti, i russi con le cattedrali e chiaramente i popoli cinesi sotto le pagode. Allora, a questo punto la domanda era: è possibile questa interpretazione? E sono andato a vedermi il termine greco Achillios. Allora, in greco la Q non esiste, esiste la Chi-U. Quindi ho trovato il termine Achillios, che è un nome proprio che vuol dire Acilio. Acilio Severo fu un importante politico dell'impero romano che governò i Balcani come prefetto pretore di Costantino nel 322. L'etimologia di Acilio è incerta, potrebbe avere un'origine etrusca o essere tratto da Aces, schiera, formazione a punta. O ancora acer, acuto, nel senso di anche vivace, pronto. Quindi Achillion potrebbe voler proprio dire, come sostiene San Pietro, coloro dalle formazioni, dalle case a punta. Quindi abbiamo identificato i due attori di questa lettera, che sono gli Aquilonari, che sono i popoli che vengono dal nord, che combatteranno contro i popoli dell'Aquilon, che a questo punto sono quelli coloro che vivono sotto i tetti a punta. Ma la lettera profetica si spinge avanti, perché ci viene detto, adesso io estraggo solamente alcuni pezzi perché è parecchio lunga, dice: il secondo si spingerà così avanti, accompagnato dai latini, che sarà fatta la seconda via tremante e furibonda al monte di Giove, discendendo per salire sui Pirenei. Non sarà ridato all'antica monarchia e ci sarà la terza inondazione di sangue umano, né si troverà per molto tempo marzo in quaresima. Questo brano è riconducibile alla prima guerra mondiale, quindi ci sarà un'inondazione di sangue, e questo brano è riconducibile. Tutti i commentatori di questa della quartina della lettera di Ad Enrico lo riconducono alla prima guerra mondiale. L'altro
per sua grande confusione e tardo pentimento, la vorrà rovinare, saranno tre grandi regioni con grande differenza di fazioni, e precisamente la Romana, la Germania e la Spagna, che istituiranno diversi settori con mano militare. Qui siamo arrivati alla seconda guerra mondiale, in cui la Romagna viene tradotta come la Romania, dicono alcuni commentatori, ma non è la Romania. La Romagna è la Romania in francese si dice Romani, mentre qui lui parla di Romagna, è diverso, e quindi inequivocabilmente è indicata la città romana. Quindi la città romana, la Germania e la Spagna volgeranno i loro governi con spirito autoritario. E qui stiamo parlando, siamo arrivati alla seconda guerra mondiale. Poi, cedendo dai 50 ai 52 gradi di latitudine, faranno atto di omaggio alle religioni lontane, alla religione dell'Europa e del settentrione di 48 gradi di latitudine, che per primo tremerà per vana timidezza, poi le più occidentali meridionali. Allora, allontanandosi dai governi liberali, come quello inglese, che sta tra i 50 e i 52, infatti Londra è a 51 gradi di latitudine, faranno omaggio alle regioni lontane, quindi al Giappone, e al settentrione. Il primo stato che tremerà sarà quello la cui capitale è posta a 48 gradi di latitudine. A 48 gradi di latitudine troviamo Parigi. Tale sarà la loro potenza che ciò che si farà per concordia ed unione insuperabile delle conquiste belliche saranno uguali per natura ma differenti molto per fede. E questo è un brano inequivocabile. Pur essendo divisi per fede, la loro potenza militare sarà enorme. Dopo di ciò, la Dama Stelle, molto più potente della seconda, sarà accolta da due popoli, dal primo risoluto, da colui che ha avuto potere su tutto, dal secondo e dal terzo, che estenderanno la loro forza verso la parte orientale dell'Europa, fino ai Pannoni, dove è stata sconfitta e soccombente per mare si estenderà verso la Trinacria, Adriatica, i Mirmidoni, i Germanici, completamente annientati, e sarà la compagine barbarica sconfitta e perseguitata dai latini. La Dama Stelle, che nessun commentatore di Nostradamus che io abbia visto ha identificato, alcuni dicono l'Europa, secondo me è il comunismo. Il comunismo che verrà accolto da due popoli, la Cina e la Russia, e il loro riflesso si estenderà fino all'Europa. I Pannoni sono una popolazione indoeuropea storicamente stanziata nell'area dell'Europa centrale, e da essi ha preso il nome la Pannonia, lungo il medio corso del Danubio, e corrisponde appunto alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, all'Austria e all'Ungheria. Poi, continua questa lettera, il grande impero dell'Anticristo comincerà nell'Attila, con una T, e Xerxes, a scendere in gran numero, muovendosi tanto che la venuta dello Spirito Santo, procedendo da 48 gradi, in altri testi troviamo 24, trasmigrerà scalzando l'abominio dell'Anticristo, combattendo contro il re che sarà il gran vicario di Gesù Cristo, contro la sua Chiesa e il suo regno, per tempus e in occasione pro temporis. Allora, quindi poi sorgerà il grande impero dell'Anticristo, e le due voci, Attila e Xerxes, ci ricordano Attila, il re degli Unni, e Serse, il re persiano. Quindi Nostradamus, secondo me, chiamando per nome questi due condottieri passati, Unni e Serse, non fa che identificare a livello geografico quelli che potrebbero essere i nemici con cui andremo a combattere. La prima, dove vivevano gli Unni, che va dall'ex Germania dell'Est fino alle steppe russe, e la seconda che identifica una vasta area che era dell'impero persiano e che comprende l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan e l'Egitto. Allora, questo impero, Nostradamus dice, sarà annientato dallo Spirito Santo, che si posizionerà a 48 o 24 gradi di latitudine. Curiosamente è interessante notare che a 24 di latitudine c'è Riyadh, che, come sapete, è la capitale dell'Arabia Saudita.
Alla fine lo Spirito Santo scalzerà la comunione dell'Anticristo. Pertanto in questo brano vengono riassunti tutti i concetti che vedremo precedentemente. Poi dice, un'eclissi solare precederà e sarà la più oscura e tenebrosa che vi sia stata dopo la creazione del mondo, fino alla morte e alla passione di Gesù Cristo. E da quel tempo fino ad ora avverrà nel mese di ottobre e qualche grande cambiamento sarà fatto, tale che si crederà che la Terra abbia perduto il suo naturale movimento e si stia inabissando in tenebre eterne. Il tempo invernale avanzerà e seguiranno estremi cambiamenti, mutazioni di regni, grandi terremoti, pullulazione della nuova Babilonia, miserabile figlia, ingrandita dall'abominazione del primo olocausto. Quindi arriverà una eclisse abbastanza lunga e da quel momento ci sarà un'accelerazione di disastri naturali, cambiamenti di regni, eccetera. Allora, secondo me, l'eclisse di cui parla Nostradamus è l'eclisse del 2 ottobre 1959. Che è questa. Allora, questa eclisse qua praticamente inizia all'alba del 2 ottobre 59 e va avanti per tutto, praticamente per tutta l'Europa e l'Asia. È un'eclisse abbastanza lunga e Nostradamus poi dice questo periodo in cui governerà l'Anticristo durerà 73 anni e 7 mesi, poi uscirà dallo stelo quello che era stato così a lungo stelle, procedendo dal 50° grado che rinnoverà tutta la Chiesa cristiana. Allora, quindi ci viene detto questo periodo oscuro durerà 73 anni a partire dall'eclisse, quindi se ho interpretato giusto dal 59-73 arriviamo al 2032. E con il poi lui riprende il discorso e dice però ci sarà qualcuno che rinnoverà la Chiesa cristiana e costui sarà al 50° verrà dal 50° grado. Allora è interessante che Karol Wojtyła viene proprio dal 50° grado, perché lui nasce a Varsavia, che è posto al 52° grado. Lui non nasce a Varsavia, nasce un po' più giù di Varsavia. Varsavia è al 52° grado. Quindi, secondo me, in questo brano lui sta parlando di Karol Wojtyła. Poi dice, sarà fatta grande pace, unione e concordia tra uno dei fanciulli dei fronti sconvolti separati dai diversi regni e sarà fatta una pace che rimarrà appesa al più profondo baratro, il suscitatore, promotore della fazione di guerra per la diversità delle religioni e sarà riunito al regno del rabbioso che imiterà il saggio. Noi abbiamo avuto uno dei periodi di pace più lunghi della storia, però sempre sull'orlo della guerra nucleare. Quindi, un periodo grande pace, unione e concordia, però rimarrà appeso al più profondo baratro. Quindi noi abbiamo un periodo di pace molto lungo, però sempre sull'orlo del baratro. E le contrade, città, paesi, regni e province che avranno per prime le vie per salvarsi, rendendosi ancora più prigioniere, saranno segretamente private della loro libertà e, perduta la perfetta religione, cominceranno a colpire a sinistra per ritornare a destra, ristabilendo la santità sconfitta da lungo tempo con la loro antica scrittura, così che dopo il grande cane sorgerà il più grosso mastino che tutto distruggerà, anche ciò che prima era stato perpetrato. Verranno ricostruiti i templi, come nei tempi remoti, e sarà restituito al clero il suo primitivo stato, e ricomincerà la prostituzione, la lussuria, il fare e commettere mille misfatti. Allora, gli stati riducono gradatamente e segretamente le libertà individuali, che è quello che è successo, e a poco sorge il grande mastino è il grande mastino della guerra,
che tutto distruggerà. E infatti noi abbiamo avuto poi tutta una serie di guerre che sono avvenute, no? E la Chiesa tornerà al primitivo stato, quindi la Chiesa che era stata rinnovata da Wojtyła poi ritorna al primitivo stato e sarà investita da scandali di lussuria, prostituzione, pedofilia, come abbiamo visto, e mille altri misfatti. Ed essendo prossima un'altra desolazione, allorché essa sarà al vertice della sua dignità, si innalzeranno dei potenti e delle forze militari e gli saranno tolte le due spade, e non resteranno che le insegne, delle quali, per mezzo della curvatura che le attira, il popolo le farà proseguire diritto. Non vorrà concedersi ad essi, per scopo opposto alla tagliente autorità, toccando terra, volendo stimolare fino ciò che nascerà da un ramo e da lungo tempo sterile, che libererà tutti i popoli dell'universo da quella schiavitù benigna e volontaria, rimettendosi alla protezione di Marte, spogliando Giove da tutti i suoi onori e dignità, per la città libera fondata e situata in un'altra esigua Mesopotamia. E saranno il capo e il governatore gettati dal centro e messi in aria, ignorando la cospirazione dei congiurati con il terzo trasibulo, che da molto tempo aveva manipolato tutto ciò. Allora le sozzure e le abominazioni saranno con grande disonore obiettate, manifestate alle tenebre della offuscata luce, e cesserà verso la fine del cambiamento del suo regno, e i capi della Chiesa saranno in difetto dell'amore di Dio, e parecchi di essi rinegheranno la vera fede. Ovviamente, attenzione, lui queste cose le sta scrivendo nel 1500. Nel 1500, se uno era chiaro, la Chiesa non era tanto... Quindi è per questo che lui è abbastanza criptico quando scrive le cose, perché lo dice anche, dice, è bene non essere chiari, perché poi ti prendono, ti incarcerano, non esci più, no? E allora... Il popolo si solleverà, caccerà i seguaci dei legislatori e cambierà i regni che sono stati indeboliti dagli orientali, che Dio creatore abbia slegato Satana dalle prigioni infernali per farlo nascere il grande Gog e Magog, che provocheranno una così abominevole frattura alle chiese, che né i rossi e i bianchi, senza occhi e senza mani, non potranno più giudicare, e sarà loro negata onnipotenza. Allora, qui la faccio breve. Non si potrebbe dire meglio la situazione attuale. Abbiamo forze militari che si innalzeranno. Nostradamus mette in guardia da una cospirazione che nessuno, né i capi né i governatori, quindi il potere politico, riesce a comprendere. Ci si affiderà alla protezione di Marte, il dio della guerra, e i capi della Chiesa saranno in difetto dell'amore di Dio. E arriveranno perfino a rinnegare la vera fede. A un certo punto il popolo si ribellerà e questo stato di cose cambierà e sembrerà che Satana sia stato slegato dalle prigioni infernali. Frase sicuramente evocativa di guerre e distruzioni. E come non pensare ai disastri che stanno succedendo ora in diverse parti del mondo. E continua: allora vi sarà la più grande persecuzione della Chiesa di quanto ne sia mai stata fatta. Durante questi avvenimenti sorgerà un'epidemia così vasta che 2/3 del mondo periranno, tanto che non si riconosceranno gli appartenenti ai campi e alle case, l'erba crescerà più alta delle ginocchia per le vie delle città. Allora, la persecuzione ce l'abbiamo, perché alcuni prelati negli stati arabi stanno venendo massacrati, e anche i cittadini. L'epidemia potrebbe essere Ebola, potrebbe essere un'altra cosa. È interessante notare che Ebola sta crescendo in maniera, direi, esponenziale. Io mi occupo, sono analista programmatore, mi occupo di business intelligence, ho fatto delle simulazioni, già ad agosto avevo capito che ad ottobre saremmo arrivati a 12.000 casi, ad ottobre siamo a 12.000 casi, ho fatto delle proiezioni ulteriori e vi assicuro che presto, se non vengono fatti i provvedimenti e non vengono ridotte le
di contagi, arriveremo a milioni di casi. E quindi questa potrebbe essere l'epidemia che Nostradamus, di cui Nostradamus ci parla. Attenzione che c'è anche un altro discorso, cioè che ci stanno dicendo che Ebola non si trasmette per via aerea, però ci stanno dicendo anche attenzione perché il virus potrebbe mutare. E più le persone vengono contagiate, più c'è questo rischio che il virus possa mutare. Vabbè, io ve lo lascio come informazione. E a questo punto si parte con quello che è il futuro. E lui dice che ci saranno degli assalti, e parla proprio di assalti da popolazioni libiche o maomettane, cioè lo dice chiaramente. Al clero verrà fatta ogni angheria, i militari usurperanno ciò che proverrà dalla città del sole di Malta e dalle isole Egadi. La città del sole è Roma. A questo punto non può non arrivare alla mente ciò che hanno detto i signori di ISIS qualche settimana fa, cioè noi vogliamo invadere Roma, la invaderemo e passeremo tutti a filo di spada. Quindi è abbastanza singolare trovare queste cose in una profezia scritta nel 1500, no? Quindi quando ci viene detto che sarà fatta nuova incursione sulle spiagge del mare volendo liberare Castrum dalla prima ripresa maomettana, quindi abbiamo i maomettani che arrivano alla città del sole, Roma, e poi vengono fatte delle azioni per liberare. E poi lui procede e dice che le forze dei soldati e le città di Aachen sarà circondata ed assalita da tutte le parti con un'enorme massa di soldati, saranno indebolite le loro forze marittime dagli occidentali e a questo regno verrà inflitta grande desolazione. Le più grandi città saranno spopolate da quelle che vi entreranno e verranno sottomessi all'ira della vendetta di Dio. Sta parlando della Mecca. Aachen è l'anagramma di Mecca. Quindi qui lui ci dice che ci sarà una guerra che appunto vincerà l'Occidente, ma dopo grande spargimento di sangue. Il sepolcro tanto venerato sarà lungo esposto alla vista del cielo, del sole e della luna, e quel luogo santo sarà trasformato in un ovile per armamenti piccoli e grandi e adattato per cose profane. Oh, quali calamitose afflizioni colpiranno la donna incinta. Allora, signori, cosa succede dopo una guerra nucleare? I primi a essere colpiti dalla radiazione sono i feti. La maggior parte saranno minacciate dal principe capo orientale, dai settentrionali e dagli occidentali, vinti e uccisi, sconfitti e i restanti in fuga, e dai figli di molte donne imprigionate. Allora si compirà la profezia del profeta reale, affinché udissero i gemiti dei prigionieri e liberassero i figli degli uccisi. Quella grande oppressione che da loro sarà fatta su principi e governatori dei regni, perfino di quelle che saranno naviganti ed orientali e le loro lingue mescolate in grande società, la lingua dei latini e degli arabi per la comunicazione punica, e tutti questi re orientali saranno cacciati, sconfitti, sterminati non solamente dalle forze di Rapidone, come abbiamo visto, e in prossimità del nostro secolo per mezzo di tre segretamente uniti cercando la morte ed insediati per reciproche imboscate. Quindi ci saranno tre persone che faranno parte di un triumvirato che combatteranno questi signori dell'Oriente. E tutto l'Oriente tremerà per paura, alla fine, per questi fratelli, che saranno vittoriosi. Poi, in questa lettera ci dice che ci sarà in Adriatico grande discordia e ciò che era stato unito verrà separato. A quel punto sorgerà il regno dell'Anticristo che verrà dalla Mesopotamia, che si espanderà e prenderà praticamente il potere assoluto.
il sangue degli ecclesiastici scorrerà ovunque, e uno dei terribili re temporali sarà molto onorato dai suoi aderenti, e gli avrà sparso più sangue umano degli innocenti ecclesiastici che non se ne potrà avere di più, come vino sparso, e questo re commetterà incredibili misfatti contro la Chiesa. Scorrerà il sangue umano per le pubbliche strade e nei templi, come acqua per pioggia impetuosa, ed arrossiranno di sangue i fiumi più vicini, e per altra guerra navale si arrosserà il mare, tanto che il rapporto di un re all'altro sarà detto: il mare si fece rosso per le battaglie navali. Allora, qui probabilmente, quando si parla di questi signori, questa potenza, questo nemico che viene da Oriente, si riferisce alla Cina. Quindi ci saranno due fasi: una prima fase sarà la guerra contro gli arabi, la seconda fase sarà la guerra contro la Cina. Altra epidemia, altra carestia. Allora il terzo re aquilonario, udendo il lamento dei popoli della sua principale regione, formerà una grande armata e passerà per i territori dei suoi ultimi avi e bisavoli e li rimetterà per la maggior parte dei loro insediamenti. Quindi c'è una nuova battaglia, e in seguito l'anticristo sarà per l'ultima volta principe infernale. Tremeranno tutti i regni della cristianità ed anche quelli degli infedeli per un periodo di 25 anni, e vi saranno gravissime guerre e battaglie di edifici bruciati, devastati, distrutti, con grande spargimento di sangue di vergini, spose violate, eccetera eccetera eccetera. E si commetteranno tanti mali per mezzo di Satana, principe infernale, che quasi tutto il mondo si troverà distrutto e devastato. Quindi l'anticristo regnerà per altri 25 anni su Oriente ed Occidente, e tutti da una parte e dall'altra tremeranno. Vi saranno, come abbiamo visto, grandissime battaglie, tutto sarà devastato. Attenzione, prima di ciò alcuni uccelli strani, grideranno nell'aria cui cui, e svaniranno dopo qualche tempo. Qui Nostradamus quindi ci dice che prima dell'olocausto nucleare ci saranno alcuni strani uccelli. Il termine che usa è volatil, vuol dire non soltanto volatili, ma vuol dire qualcosa che vola. Qualcosa che vola, esattamente. E che voleranno e ci avvertiranno con questo grido, ui ui, che vuol dire attenzione, attenti, è una sorta di ammonizione. Esatto. E quindi qui abbiamo anche dei risvolti non solo tecnologici, secondo me, ma anche abbastanza singolari. E dopo che quel periodo sarà durato a lungo. C'è chi pensa all'UFO. Sì, c'è chi pensa all'UFO, esattamente. Dopo quel periodo, che sarà durato a lungo, e attenzione che poi nelle quartine lui dice che ci sarà un periodo di 40 anni di siccità, cioè ci sono delle quartine ben precise, quindi per 40 anni non pioverà. Dopo quel periodo, che sarà durato a lungo, sarà quasi ripristinato un altro regno di Saturno, il secolo d'oro. Dio creatore, ascoltando i lamenti del suo popolo, disporrà che Satana sia cacciato nell'abisso del baratro. Quindi è singolare questa cosa, nel senso che Satana, come viene definito, quindi questo anticristo, non viene cacciato dagli uomini, viene cacciato da Dio, che manda le sue legioni angeliche e lo ricaccia nell'abisso. Quindi è abbastanza interessante questa cosa, perché è la stessa cosa che troviamo nell'Apocalisse, ed è il lavoro che sto facendo adesso, appunto, di analisi in parallelo dei vari sistemi profetici che ci sono stati, che sono pervenuti a noi. Io qui mi fermo, vi lascio con questo messaggio. Questo che vi ho detto è un estratto da un libro che sto scrivendo e che uscirà, spero, per la fine di dicembre o i primi di gennaio, in cui proprio analizzo e faccio il parallelo fra diverse profezie, tra cui appunto c'è Nostradamus e l'Apocalisse, cercando i punti di contatto.
io come analista informatico appunto mi sto andando a valutare, a pigliare le cose in senso logico. Sì, ricordiamo anche una cosa importante, il Nostradamus, l'hai già detto anche tu, ma va ricordato, era di etnia ebraica, sì. È un convertito, non sì. Dimenticate, quindi lui non è altro che il punto d'arrivo di una tradizione profetica ebraica. Sì, ma voglio aggiungere una cosa che non ho detto. Nostradamus dice chiaramente il metodo con cui lui vede queste cose, e cioè il metodo è seduto su, dopo 3 giorni di digiuno, seduto su un trono con una sedia bronzea, con i piedi immersi nell'acqua e una verga in mano metallica, lui si concentrava su una fiamma o su uno specchio. Questa cosa di tenere i piedi nell'acqua, di tenere in mano una verga metallica, allora potrebbe far pensare a uno mettere il corpo a massa, quindi mettere a terra elettricamente il corpo, e il fatto di avere in mano un'antenna, di essere in grado di avere un potenziale ricettivo maggiore. Queste tecniche sembra che siano state inventate nel viaggio che lui ha fatto in Oriente. Quindi, e lui le dice esplicitamente poi nelle quartine, ci sono nelle prime quartine, nel gruppo 1 delle quartine, lui parla esplicitamente di queste tecniche, che chiaramente devono essere tenute anche riservate, quindi non è che dice tutto, sicuramente ci sarà altro. Ok, grazie Alfredo. Grazie a voi.